Ecco, passo ora la parola passa a Luigi, che appunto prosegue unendo con un filo rosso tutte le vicende che abbiamo incontrato e quindi ricostruisce un po' una storia della mafia attraverso proprio le esperienze che ci è stato possibile fare nel nostro viaggio. Fortuna era vuoto. Che rischio. Sì. Io mi metto qua l'altro da davanti. Bene, saluto tutti i presenti e innanzitutto mi voglio presentare. Mi chiamo Luigi Mingherlino e sono socio Coop da tanti anni. Sono imperiese di adozione, ventimigliese di nascita. E ho aderito con grande entusiasmo alla richiesta da parte di Olivia di partecipare a questi incontri. Questo è il quarto incontro che facciamo, succede a quelli di Ventimiglia, Savona e Imperia, perché mi è sembrato il modo più doveroso di partecipare e di testimoniare di questa esperienza che abbiamo fatto. Perché ritengo che voi che siete qui presenti siate dei moltiplicatori di esperienza, in quanto ciò che noi abbiamo vissuto, se davvero riusciamo a trasmetterlo e a far sì che anche voi a vostra volta riflettiate su tutto ciò e teniate dei comportamenti conseguenti, parlandone a vostra volta, leggendone, allora forse avremo raggiunto un risultato positivo. E dunque, anche voi siete importanti in questo momento, secondo noi, perché senza la nostra esperienza sarebbe, non dico sterile, ma si ridurrebbe di molto. Perciò ci tenevo a dirlo, forse è la prima volta che lo dico e non è un'adulazione, ma perché ho riflettuto e mi è sembrato che questo sia davvero molto importante. Per quanto riguarda il mio modesto contributo quest'oggi, anziché soffermarmi su un episodio in particolare, cercherò di dare una continuità, logica e cronologica agli eventi che abbiamo vissuto, in qualche modo scorporandoli, dissociandoli e ricostruendoli in un divenire appunto cronologico e storico, evitando il più possibile di essere pedante e lungo. Cercherò di essere in realtà breve, mi auguro di interessare. Perché ci siamo accorti con Olivia e con gli altri compagni di viaggio, riflettendo sulla nostra esperienza, che in realtà è come se avessimo percorso idealmente quasi un secolo di eventi mafiosi e antimafiosi. E ci è sembrato quasi miracoloso tutto ciò. La nostra esperienza certo non ambiva a mete di questo tipo. Ma in realtà vi devo dire, sarete poi voi a confermarmelo, se davvero ciò è accaduto. E dunque, la nostra esperienza è come se abbracciasse quasi un secolo, si va dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Perché dico i primi del Novecento? Perché nel corso della nostra visita a Corleone non ha bisogno di molte presentazioni. È tristemente nota. E dunque, dicevo, il giorno della nostra visita a Corleone, al CIDMA di Corleone, un importantissimo centro, forse il più importante centro siciliano, italiano e dunque internazionale di studio, di raccolta di materiali, di testimonianza sul fenomeno mafioso e antimafioso. Al CIDMA di Corleone, ad esempio,
in quello che mi piace definire il Sancta Sanctorum dell'antimafia, è conservato l'archivio del maxi processo a Cosa Nostra. Tutti voi conoscono l'evento del maxi processo. Bene, le migliaia di faldoni, ne vediamo una piccola parte, sono conservati al CIDMA di Corleone. Studiosi, storici, possono consultare questi documenti, questi faldoni. È lì che si conserva la storia recente d'Italia, una parte della storia recente d'Italia. Devo dire che se gli incontri con le persone fisiche sono stati anche toccanti, ecco, entrare in questa sala ha avuto un effetto molto particolare. La vedete raffigurata in questa foto. Vedere intere pareti dedicate alle testimonianze di Tommaso Buscetta, ricorderete tutti la testimonianza di Buscetta, bene. Oppure l'atto di accusa verso Michele Greco, detto il Papa. Ecco, vedere tutto ciò con i nostri occhi ha avuto un effetto davvero forte. E dicevo, eravamo a Corleone. In occasione di quell'incontro, girando per il centro storico di Corleone, ci siamo imbattuti nella piazza principale, nel cippo funebre che ricorda il sindaco di Corleone dei primi del Novecento, Bernardino Verro, un uomo che oggi chiaramente non dice nulla a nessuno o a pochissimi, in realtà un uomo in avanti con le idee, un innovatore, ecco, un riformatore, una persona che avrebbe voluto portare idee nuove, nuove esperienze, nuovi modi anche di condurre la terra a Corleone, non ebbe la possibilità di vedere realizzati i propri progetti, perché è una delle prime vittime eccellenti di mafia. Siamo il 3 novembre del 1915 e dunque, come vedete, questo ideale percorso lo possiamo far iniziare per l'appunto in questo periodo. Dopo la morte del sindaco di Corleone, sono gli anni tristissimi della guerra. Seguono anni, se non più tristi, ma sicuramente bui, del regime fascista. Nel ventennio la mafia è come se entrasse in una sorta di congelatore, si inabissa. Il regime vuol dare a vedere di combattere realmente la mafia, invia il prefetto di ferro, viene definito il prefetto Mori. Molto si dice che venga fatto nella lotta alla mafia, in realtà gli storici sono concordi nell'affermare che sia stato un ventennio dove poco o nulla è accaduto in realtà, e anzi il patto scellerato tra mafia, agrari e latifondisti è riuscito ancora di più a rafforzarsi a danno dei contadini, delle plebi agricole, dei mezzadri, di quelli che potremmo definire insieme ai minatori delle zolfatare forse gli ultimi. E sono proprio questi ultimi, al termine della guerra e in assenza del fascismo, a tentare di rialzare la testa. La Sicilia, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 43, vede lo sbarco degli alleati. L'armata americana sbarca in Sicilia e in poco meno di un mese riesce a liberare l'intera regione. Il contributo della mafia non è secondario. Anche con il contributo dei mafiosi americani, Lucky Luciano, su tutti, riesce, vi dicevo, in poco meno di un mese a riconquistare l'intera regione. I mafiosi, mafiosi per l'appunto, assurgono ad una veste istituzionale, spesso diventano sindaci, diventano presidenti di comitati,
presidenti di cooperative. Tutto ciò li rende più presentabili. Intanto, come dicevo, le istanze delle plebi contadine, dei mezzadri, di coloro che lavoravano la terra e che dalla terra non ne traevano quasi nessun beneficio, diventano sempre più pressanti. E assistiamo nel giro di pochi anni, dal 44 al 48 grosso modo, ad una lotta senza quartiere tra appunto i contadini e i loro rappresentanti sindacali e gli agrari, i latifondisti e i mafiosi che erano il loro braccio armato. In questi pochi anni, parliamo di poco meno di 5 anni, 39 tra sindacalisti, segretari di Camere del Lavoro, appartenenti alla CGIL, alla neonata CGIL, sindaci, socialisti e comunisti vengono uccisi. Quasi mai, vorrei dire anche mai, si arriva a scoprire la verità, gli assassini e i mandanti. E sono anni di sangue versato a fiumi, perché se hai 39 sindacalisti riconosciuti come vittime della mafia, dobbiamo anche aggiungere le centinaia di contadini, di manifestanti, di minatori uccisi dalla repressione, tanto mafiosa quanto dell'allora regio esercito italiano e poi da polizia e esercito della neonata Repubblica. A questo proposito mi piace leggere alcune righe di un reportage molto molto interessante. L'autrice Giuliana Saladino, si intitola Terra di rapina e prende proprio in considerazione questi anni difficilissimi per queste persone, difficilissimi che si concluderanno, come vedremo, con una sconfitta cocente. Scrive Giuliana Saladino: è stata l'unica epopea popolare della Sicilia moderna, la stagione delle lotte contadine, dell'occupazione dei feudi, della riforma agraria. L'entusiasmo e il dolore dello scontro, i morti, gli incarcerati, gli umiliati e il gusto della vittoria, le nuove leggi contro le prepotenze di baroni agrari e gabellotti mafiosi. E subito dopo il sapore amaro di una sconfitta inattesa, perché la riforma era parziale, stentata, stravolta. E quella terra ottenuta, 3 ettari di scoscese pietraie, in tantissimi casi non consentiva di trarne reddito e ragioni di vita. E dunque bisognava andare via. L'epopea diventava dramma sociale collettivo. E quei cortei di contadini a cavallo, fanfare in testa, bandiere rosse in mano, ormai soltanto un ricordo, lasciavano il passo alle lunghe file di emigranti nelle stazioni, i treni per le fabbriche di Torino, Milano, Svizzera, Germania. In 10 anni appena, tra il 45 e il 55, una speranza, un'illusione, un disastro. Mi pare che in queste poche righe vengano raccontati bene questi fatti. Tra i tanti caduti di questa repressione vi è appunto Nicolò Azzotti. Nicolò Azzotti era il segretario della Camera del Lavoro di Baucina, un piccolissimo comune dell'Interland palermitano. Cosa faceva Nicolò Azzotti? Nient'altro che quello che facevano gli altri suoi colleghi: rivendicare le giuste istanze dei contadini, dei lavoratori della terra. L'applicazione dei nuovi decreti del 44, che prevedono che le proporzioni tra mezzadro e latifondista siano più favorevoli al mezzadro, prevedono che le terre dei latifondi non coltivate vengono date alle cooperative. Chiaramente vi era una forte resistenza da parte di agrari e latifondisti a tutto ciò, e dunque i sindacalisti vengono eliminati proprio per questo. Ma questo non impedisce che nell'aprile del 47 la sinistra unita in Sicilia vinca le elezioni regionali, e questo innesca una reazione nefanda da parte di latifondisti e mafiosi.
reazione che non si fa attendere. Il 1° maggio del 47 vi è la tragica strage di Portella della Ginestra, strage notissima. Uno storico la definisce la proto-strage d'Italia. E non a torto, perché è a seguito di questa strage che seguiranno tutta una serie di eventi successivi, sempre avvolti nel mistero. Le stragi mafiose, le stragi terroristiche, le stragi di Stato diventano misteri perché non si è mai voluto indagare a fondo, perché la verità faceva male a troppi che avevano un danno nella rivelazione di tutto ciò. Ecco, Portella della Ginestra è la protostrage. Cosa succede a Portella della Ginestra? Il 1° maggio, contadini, ma anche semplicissimi cittadini dei paesi che stanno intorno a Portella della Ginestra, San Giuseppe Jato, dove eravamo noi, tra gli altri, Piana degli Albanesi, si riuniscono da 3 anni dopo il crollo del fascismo a Portella della Ginestra per celebrare il 1° maggio. Quel giorno però ad attenderli vi è la banda Giuliano, vi sono esponenti mafiosi, forse residui di gruppi armati fascisti. Fatto sta che sul terreno rimangono 12 vittime e un centinaio di feriti gravi. Tra i morti e i feriti vi sono bambini, donne, ragazzi, a testimonianza che la mafia non è mai stata buona, non è mai stata di nobili sentimenti. E a Portella della Ginestra, dopo aver incontrato la figlia di Azzoti, incontriamo uno dei pochissimi sopravvissuti, sono trascorsi ormai oltre 70 anni da quella strage. Serafino Petta si chiama, è un uomo adesso di 86-87 anni, ma un uomo dotato di una forza straordinaria, perché da subito, da persona semplice, ha voluto testimoniare della strage di Portella della Ginestra. Ma testimoniarne non come storico, ma chiaramente come persona che era presente, che ha rischiato di morire, così come è morto il suo amico di 2 anni più giovane di lui. Lui aveva 16 anni, il suo amico 14. Ecco, secondo me rivela una forza d'animo, una forza interiore incredibile. Questo libro riassume le interviste fatte ai pochissimi sopravvissuti alla strage. Mi piace leggere poche righe della testimonianza di Serafino Petta al giornalista che gli chiede, siamo nel 2015, come hai vissuto il 1° maggio del 47? Risponde, ero salito a Portella della Ginestra da Piana degli Albanesi con Serafino Lascari, il suo amico, che purtroppo non è sceso vivo da lì. Era dal 44 che andavo a Portella. Ricordo che quell'anno si era riempito un carretto pieno di formaggio, pane, vino e di carciofi bolliti dalla gente che doveva salire a Portella. Io stesso partecipai alla raccolta porta a porta, chi ci dava un po' di pane, chi del vino, chi del formaggio. La gente veniva anche a mangiare a Portella, c'era molta povertà. Ricordo una sera mentre stavamo facendo la pasta, un ragazzino venne a bussare alla nostra porta e ci chiese se per caso avessimo qualcosa per lui. Mio padre lo fece entrare e mangiò con noi. Ci diceva che andava a prendere la comunione in chiesa per assaggiare un po' di pane. Solo quelli che avevano i terreni avevano molto cibo. A molti che prendevano in affitto i terreni, se l'anno era scarso, spesso capitava che non portavano nulla a casa. Queste stesse cose ce le ha dette anche a noi in quel pomeriggio che l'abbiamo incontrato. E riferendo di quell'episodio del ragazzino che faceva la comunione per mangiare un po' di pane o per assaggiarlo, è riuscito a commuoversi per l'ennesima volta. E devo dire che anche alcuni di noi non sono riusciti a trattenere la commozione.
Siamo nel 47. Le lotte contadine e la repressione continuano e i morti non finiscono. Tra i morti di questo periodo, a distanza di poco meno di un anno, a cadere è anche qui il segretario della Camera del Lavoro di un altro paese, di Corleone, Placido Rizzotto. Perché parlo di Placido Rizzotto? Perché la cooperativa presso la quale noi eravamo ospiti si intitola e ricorda la figura di Placido Rizzotto. E dunque è doveroso che lo facciamo anche noi in questa circostanza. Placido Rizzotto era anche egli un uomo, lo vedete, ecco la foto al centro, se non sbaglio, sì, la foto al centro, un uomo di poco più di 30 anni, giovane anche lui, anche Niccolò Azzotti, non so se l'abbiamo detto, aveva 37 anni, dunque siamo sempre in presenza di persone giovani, cioè nel pieno delle loro forze, delle loro capacità. Placido Rizzotto faceva parte del Regio Esercito Italiano, dopo l'armistizio non ritorna in Sicilia, ma si ferma in Alta Italia, entra nelle bande partigiane, partecipa alla guerra di liberazione. E dunque torna in Sicilia nel 1945, consapevole e forte di ideali che avevano fatto sì che ci fosse quello che oggi per noi è la normalità, dunque l'Italia unita, la democrazia. E vorrebbe che anche nella sua regione tutto ciò avesse corso. Ma gli viene impedito perché il 10 marzo del 48 anche egli cade in un agguato mafioso. Sta tornando a casa, i sicari lo aspettano sotto casa, fingono di dovergli parlare, dunque lo accompagnano fuori dal centro cittadino e lì viene ucciso. A differenza di altri sindacalisti uccisi in quel periodo, per Placido Rizzotto ci sarebbe stata verità e giustizia se gli inquirenti avessero potuto portare avanti la loro opera. Ma un allora giovanissimo capitano dei carabinieri, e qui mi piace fare un piccolo quiz, secondo voi chi era quell'allora giovanissimo capitano dei carabinieri, comandante? Dalla chiesa? Dalla Chiesa, esatto. Era proprio dalla Chiesa, come vedete i destini si incrociano. Dalla Chiesa già allora rivelava le sue non comuni doti di investigatore, di uomo integerrimo. Individua gli esecutori, individua i mandanti, riuscirebbe anche a mandare a processo tutti costoro, ma non fa in tempo, ma non perché viene ucciso, arriverà dopo questo, ma viene promosso e trasferito. Venendo meno la figura di Carlo Alberto dalla Chiesa, testimoni perdono la memoria. Le versioni dei fatti vengono cambiate in corso d'opera, fatto sta che alla fine non si avrà un colpevole, né un mandante né un esecutore materiale. Come scriveva Giuliana Saladino, dopo anni di lotta e decine di caduti, centinaia di caduti per meglio dire, si ha un passo indietro nella lotta e nelle rivendicazioni contadine. Molti di coloro che avevano partecipato alle lotte decidono che non è più il caso di continuare, ovvero la reazione ha vinto. La mafia è riuscita nel suo intento, una mafia all'epoca essenzialmente rurale e contadina. Nei decenni successivi assistiamo al consolidamento delle cosche mafiose, al loro esponenziale arricchimento e anche ad una trasformazione sempre più rapida. La mafia da rurale diventa sempre più radicata nelle città. I traffici, la droga, le armi diventano il cuore degli interessi mafiosi. Dunque non più la gestione dei latifondi, non più reati come l'abigeato sono tipicamente mafiosi, ma sono ben altri e con ben altri guadagni. Arriviamo dunque
all'inizio degli anni 70. In questi decenni si sono anche celebrati dei processi, ma non hanno mai visto una condanna per mafia. La mafia in quei decenni come tale non esiste. Non esiste il reato e non esistono neppure i capi di imputazione specifici. Bisognerà arrivare negli anni 80, bisognerà arrivare all'omicidio di Pio La Torre perché ci sia qualcosa del genere. Comunque, un altro incontro che abbiamo avuto molto interessante è stato a Cinisi. Cinisi è la città natale di Peppino Impastato. Tutti voi conosceranno la figura di Peppino Impastato. Lo è diventata nota, non lo era, non lo era al momento della morte. È diventata nota grazie all'opera della madre, Felice Impastato, che fino alla morte non ha smesso di chiedere verità e giustizia. E un film che tutti voi conosceranno, I 100 passi, ha avuto un ruolo decisamente importante e fondamentale per far conoscere la vicenda di Peppino Impastato. Fatto sta che nel paese di Cinisi vi è la casa memoria dedicata a Peppino e a Felice Impastato. La casa memoria oggi è un importantissimo centro di documentazione. Ma oltre che essere centro di documentazione, conserva tuttora la camera di Peppino Impastato, integra. In quella camera non è cambiato nulla, vi è ancora il suo piccolo letto. Era un uomo piccolo Peppino Impastato, questo ci ha fatto impressione. Piccolo proprio come dimensioni, esile, mingherlino, per dire. Ma la sua chitarra, i suoi dischi, i suoi libri, c'è ancora tanta parte di lui. I suoi giornalini, sì, i suoi giornali ciclostilati e quant'altro. Ed è vero, non sono neppure 100 passi quelli che dividono la casa di Peppino Impastato dalla casa del carnefice, Gaetano Badalamenti, definito da Peppino Impastato Tano Seduto. Attraverso le frequenze di radio Aut, sbeffeggiava i mafiosi del suo paese. Ed è anche per questo che venne ucciso. E dunque Gaetano Badalamenti diventa Tano Seduto e gli altri mafiosi ricevono epiteti sempre gustosi e sopra le righe. Ma per questa sua denuncia Peppino Impastato viene ucciso, ma non solo perché prende in giro i mafiosi, perché parla anche di fatti reali. Se adesso Olivia ci mostra una foto, ecco. Vedete questo tratto dell'autostrada Messina-Palermo? Avrebbe potuto essere un rettilineo, si sarebbero potuti risparmiare decine di miliardi delle allora lire, ma non doveva passare attraverso alcuni terreni, doveva toccarne altri. Per far ciò doveva diventare un toboga, come poi è diventato, con costi decisamente lievitati a danno della collettività, chiaramente. Peppino Impastato denunciava fatti reali, non prendeva solo in giro i mafiosi del paese. Per questo motivo viene ucciso, ma perché gli interessi erano fortissimi. Immaginate la costruzione dell'aeroporto di Palermo, un aeroporto internazionale, due piste che poi diventano tre, su terreni dove non doveva mai stare un aeroporto, era esposto ai venti. Tutt'oggi gli aerei possono utilizzare solo la terza pista, anche quando la terza pista, che è trasversale, non è utilizzabile, l'aeroporto di Palermo chiude. Tutto questo Peppino Impastato lo denunciava e proprio per questo motivo viene ucciso. Di Peppino Impastato ha scritto pagine, secondo me, illuminanti, il figlio di un altro morto eccellente di mafia, il figlio di Pippo Fava, il giornalista di Catania. Il figlio è Claudio Fava, che tutti conoscono. Ecco, Claudio Fava scrive: chissà quando è che Peppino ha cominciato a morire, fu il primo comizio, la prima denunzia, la prima risata, oscena, allegra, in faccia ai signori del cemento. Chissà quando è che si comincia veramente a morire in Sicilia. Esiste una soglia invisibile, non sai mai quando è che l'hai varcata, sono gli altri che decidono. Quant'è paziente la loro attesa, quanto è lucida la loro memoria. Il nostro buonsenso in questi casi è fragile. Noi ragioniamo con logiche cartesiane, adulte, loro mai. Pensano con rabbia loro e con rabbia decidono.
Peppino impastato, questa loro rabbia l'aveva risvegliata, l'aveva sfidata nei suoi monologhi alla radio, l'aveva disprezzata, disprezzando suo padre mafioso. Ecco, anche la morte di Peppino impastato, come tutte le altre morti, non deve passare come una morte per mano mafiosa. E dunque anche Peppino impastato, lo sapete, muore perché l'esplosivo che aveva con sé esplode. E dunque chi era Peppino Impastato? Un terrorista? Un suicida? Niente di tutto ciò. Peppino Impastato viene ucciso poco lontano dalla ferrovia, poi viene inscenato un finto attentato, ma per decenni è stata questa la motivazione della morte di Peppino Impastato, un fallito attentato dinamitardo. Oltretutto, l'ho fatto notare altre volte questi giorni, muore il 9 maggio del 78. Cosa succede il 9 maggio del 78? Molti di voi lo ricorderanno. Pensate al 78, pensate a uno statista. Esatto, ma non è il rapimento di, non è l'eccidio di Via Fani, è il ritrovamento del cadavere di Moro. Moro viene ritrovato il 9 maggio del 78 a Roma. Il 9 maggio del 78 muore Peppino Impastato. A quanti pensate che potesse interessare la morte di Peppino Impastato? A pochissimi. E a quei pochi la morte di un supposto terrorista non stava poi così male, se dei terroristi avevano ucciso Moro. Il conto certo non poteva essere pareggiato, però Peppino Impastato viene fatto appunto passare come un maldestro e un incapace terrorista. È un tragico destino, ma in Sicilia raramente si moriva per le reali ragioni, si moriva per questioni sentimentali, si moriva per si moriva per ripicca, si moriva per uno sgarbo, si moriva per tanti motivi, mai per quelli reali. E Peppino Impastato per lungo tempo non è morto per le reali motivazioni. Passiamo avanti e andiamo ad un altro incontro che abbiamo avuto, perché sono stati molti gli incontri. Olivia ne ha citato alcuni, di uno ne ha parlato poi la nostra amica, ma sono stati davvero tanti gli incontri. Un altro incontro importante lo abbiamo avuto con i genitori di un giovane agente di polizia, Antonino Agostino si chiamava. Anche il suo nome non dice molto, anzi dice pochissimo. È noto il padre, come vedete, quel signore anziano con barba e capelli bianchi, barba e capelli che questo signore, da quando ha capito che non avrebbe avuto giustizia, non taglia più. Perché il figlio in effetti non ha avuto giustizia, la morte del figlio non ha avuto giustizia. Il figlio viene ucciso il 5 agosto dell'89, come dice Piffe nel suo film La mafia uccide solo d'estate, e difatti suo figlio è stato ucciso il 5 agosto dell'89. Antonino Agostino era un giovanissimo agente, aveva 27-28 anni, era entrato in polizia da 3 anni. Dunque, come potete immaginare, in soli 3 anni non poteva diventare un affermato investigatore, non poteva entrare a conoscenza di chissà quali fatti, né tantomeno poteva occuparsi di indagini antimafiose. Era addetto alla vigilanza del commissariato, talvolta si occupava di stare sulla volante, ma non era un poliziotto antimafia. Probabilmente è venuto a conoscenza di fatti che casualmente non avrebbe dovuto conoscere, o di persone che non avrebbe dovuto incontrare. Ecco, tutto ciò lo ha portato alla morte, una morte atroce. Il giorno del compleanno di sua sorella, del 18° compleanno, si reca nella casa al mare dei genitori insieme alla moglie che era tale da poco più di un mese, anche incinta. Sulla soglia di casa, mentre i genitori lo aspettano, viene raggiunto da 2 sicari, viene crivellato di colpi, lui e la moglie. A morire in realtà sono in 3, perché se vogliamo aggiungere al macabro conto anche il figlio che di là a mesi sarebbe nato. Nell'incontro che abbiamo avuto con i genitori siamo entrati in rapporto con 2 persone diversissime.
Il padre, senza più alcuna speranza e aspettativa di verità e giustizia. La madre è ancora animata da un profondissimo e toccante amore verso il figlio. Il padre, in un libro, ho ritrovato le stesse cose, quasi le stesse parole che ha raccontato a noi. Parole dette con davvero uno sguardo ormai che ha, come dire, finito tutte le lacrime quando parla del figlio. In questo passaggio, che ripeto ha raccontato anche a noi, parla dell'omicidio del figlio e dice: vedevo benissimo che un uomo semplice, col suo linguaggio non è forbito, dunque troverete anche degli errori, ma non importa. Vedevo benissimo come a mio figlio entravano e uscivano i proiettili. Non ho potuto salvarlo e quindi vi posso lasciare immaginare che un padre vede come hanno messo il proprio figlio nella croce. Mio figlio, ogni proiettile che sparavano, ogni colpo di pistola, lui diceva «ai» nel suo dire, perché praticamente io vedevo come lui si girava, come lui, quei colpi ci facevano male quando entravano nel corpo di mio figlio. E sono l'unico padre vivente che ha visto uccidere la propria creatura, che aveva il torto di avere indossato una divisa della polizia. Questa stessa testimonianza, se ricorderai, la fece anche a noi, ci disse quasi le stesse parole. E ritrovarle qui è stato quasi incredibile, no? Un'ultima cosa su Antonino Agostino, per dirvi che la morte di questo agente non è stata casuale. La mafia non uccide mai per caso. E un riscontro lo abbiamo ripensando a ciò che accade in quell'anno, 2 mesi prima, meno di 2 mesi prima, 1 mese e mezzo prima. Il fallito, si dice, secondo me, è più che altro è il simulato attentato a Falcone alla Daura, quando il giorno in cui vengono ritrovati i candelotti di dinamite sulla spiaggia. Questo è un altro episodio avvolto nel mistero. Non si sa bene cosa sia accaduto, né chi abbia messo questi candelotti vicino alla casa al mare di Falcone. Falcone nell'occasione però parlò di menti raffinatissime, se ve lo ricordate. Falcone, 1 mese e mezzo dopo, al funerale dell'agente Agostino, partecipa al funerale. Falcone non andava mai ai funerali di morti di mafia, mai. Non amava l'esposizione mediatica. Quel giorno però c'è, un giorno in cui l'esposizione mediatica era forte anche in quell'occasione, però quel giorno Falcone c'è. Perché Falcone partecipa a quest'unico funerale? Ve lo siete chiesti? In molti se lo sono chiesti. Non è casuale, probabilmente. E comunque in quell'occasione, in l'occasione dell'attentato, Falcone, oltre a definirlo opera di menti raffinatissime, disse: chi tenta ma fallisce manifesta debolezza, chi dimostra di poter colpire dove e quando vuole, ma soprattutto se vuole, rivela una strategia più astuta, più infida. E probabilmente fu davvero quello che avvenne, visto che comunque Falcone 3 anni dopo dovette pagare il suo conto con Cosa Nostra. Era un conto aperto da anni, i conti che si aprono con Cosa Nostra vengono sempre saldati. Cosa Nostra ha un'ottima memoria. Siamo nell'89, nel 92, anno tragico, succedono tantissime cose. Prima Olivia ha parlato dei due eventi clou, se vogliamo, no? L'omicidio di Falcone e poi l'omicidio di Borsellino. Mi soffermerò brevissimamente anche su questi, perché siamo stati tanto in via D'Amelio, se ricordi, quanto a Capaci. Ma prima ancora, quando siamo stati a Castelvetrano, abbiamo incontrato la sorella e la figlia di due morti ammazzati, altri due Borsellino, perché come dice Antonella Borsellino, i Borsellino uccisi nel 92 non è il Borsellino ucciso nel 92 non è uno solo, bensì sono tre, ovvero il fratello e il papà della Borsellino e il giudice. Perché vengono uccisi il fratello e il papà
di Antonella Borsellino, quella signora minuta con gli occhiali che vedete nella fotografia, vengono uccisi perché non si sottomettono alle logiche spartitorie che dominano il mercato del calcestruzzo e degli appalti in Sicilia. Il fratello aveva creato una piccola impresa edile e produttrice di calcestruzzo. Viene ucciso a soli 32 anni perché non voleva soggiacere alle regole non scritte degli appalti e della produzione del calcestruzzo. A distanza di 8 mesi viene ucciso il padre. Il padre in questi 8 mesi denuncia, parla con i carabinieri, con i magistrati, fa nomi di mandanti e di esecutori. Ma non viene creduto più di tanto, ma dà fastidio. 8 mesi dopo, il giorno della festa del patrono, viene in maniera molto scenografica, teatrale o cinematografica, ancor meglio, ucciso nella piazza del paese. Crivellato di colpi, lasciato in macchina, nessuno interviene, nessuno vede nulla. E così muore il padre di Antonella Borsellino. Anche lei ci ha fatto un racconto toccante, ma un racconto lucido, forte, un grande trasporto noi abbiamo percepito nelle sue parole. Tutte le volte che l'ha ripetuto, è sempre come se fosse la prima volta. In 8 mesi ha perso il fratello e il padre. Sono esperienze terrificanti. Entrambi, a tutt'oggi il fratello non ancora, hanno avuto verità e giustizia sulla loro sorte. Hanno dovuto attendere, il padre in particolare è stato riconosciuto vittima di mafia. Per il fratello ci sono state difficoltà enormi, perché un pentito manipolato e prezzolato ha dichiarato in diverse occasioni che il fratello in realtà faceva parte del contesto malavitoso. Niente di tutto ciò. Immaginate anche una sorella, una madre che si trova dopo a dover fare i conti con questo mare di fango, con questi depistaggi. Per chiunque sarebbe stato devastante. Nel 92, come dicevo, ci sono anche le due stragi più famose, le stragi che hanno invertito un po' la tendenza. Siamo stati in Via D'Amelio, se ricorderai, Via D'Amelio è una via breve, stretta, piccola, chiusa in fondo, una via senza sbocco, una via dove forse il giudice Borsellino, che era anche una persona abitudinaria, ogni domenica nel pomeriggio dopo il pranzo si recava a trovare la madre. E difatti una domenica pomeriggio viene ucciso con un'enorme carica di esplosivo. E allora ci siamo chiesti, ma non si poteva fare di più? Non si poteva mettere in atto qualche misura più incisiva in quel contesto per proteggere il giudice? Probabilmente sarebbe stato ucciso in un'altra occasione, ma lì forse lo si poteva evitare. Era troppo facile. Per giorni la 126 carica di tritolo viene lasciata sotto casa. Se si fosse bonificata la zona, se ci fosse stato un presidio fisso sotto la casa della madre, forse tutto ciò si sarebbe potuto evitare. Quel giorno sicuramente no. Quel giorno sicuramente non sarebbe morto Borsellino. Capaci è stata altrettanto forte l'esperienza, perché come sapete a Capaci centinaia di chili di tritolo sono stati utilizzati per far saltare in aria Falcone e la sua scorta. È stata talmente forte l'esplosione che venne avvertita inizialmente come una scossa di terremoto o come un'eruzione dell'Etna. In realtà a oltre 200 chilometri era l'esplosivo che saltava in aria e con esso la scorta del giudice, il giudice e la moglie. Ma nel 92 le morti eccellenti non sono terminate. Prima Olivia vi ha parlato della cooperativa di Castelvetrano intitolata Rita Atria. Rita Atria è un altro nome che forse vi dirà poco, molto poco. Rita Atria è quella ragazza che vedete nella foto, una giovane ragazza di
16 anni, 17 anni, figlia e sorella dei boss di Partanna. Partanna è un paese vicino alla cooperativa dove noi eravamo, vicino a Castelvetrano, che si dissocia a un certo punto dalla famiglia. Si dissocia perché il padre viene ucciso, il fratello viene ucciso e lei non ne può più di sangue, di vendette, di omicidi e decide di parlare. È una ragazzina, anche il timore che non le credano, ma a crederle è l'allora procuratore capo di Marsala, Borsellino, ritorna sovente questo nome, Borsellino le crede, la mette sotto protezione. Le fornisce un alloggio sicuro, una nuova identità. L'alloggio sicuro è a Roma. Ma il 19 luglio, come ben sapete, Borsellino muore. E con Borsellino muoiono anche le speranze di questa giovanissima ragazza. Perché in Borsellino questa ragazza aveva, come dire, riversato tutte le sue speranze e i suoi desideri di rinascita. E con la morte di Borsellino per lei tutto ha fine. E difatti a soli 17 anni decide insomma, di porre fine ai propri giorni e si getta dal quinto piano dell'appartamento in cui viveva a Roma. Un episodio secondario ma emblematico, il giudice Borsellino, proprio per ciò che stava facendo con questa ragazza, viene denunciato dalla madre per sottrazione di minore. Ecco, immaginate cosa succede in questi casi. Chi tenta di agire per il bene della collettività ne ha, come dire, un effetto negativo. La ragazza, Rita Atria, lascia alcuni foglietti, alcuni scritti, una sorta di diario della sua esperienza. Una riga è emblematica e scrive: ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Borsellino l'aveva conosciuto da poco, non era un parente, non era il padre, non era quasi nulla per lei, eppure era diventato il faro della sua vita. Spento questo faro, si spegne anche la vita di questa giovane ragazza. Gli anni 90, come dicevo, sono tragici. E in qualche modo trovano il loro culmine, l'apice di questa tragicità nella morte del ragazzino di cui abbiamo parlato prima, la morte di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo è quel ragazzino che vedete nella foto, viene rapito che ha 13 anni, muore che ne ha quasi 16, rimane ostaggio per oltre 2 anni. La sua è una lenta agonia. Non vedrà mai la luce, non verrà mai liberato nemmeno per un giorno, nemmeno per un'ora. Cambierà 7 diversi prigioni in Sicilia, nella Sicilia occidentale, nella speranza che il padre mafioso, ma pentito, smetta di parlare. In realtà il padre ritiene che il bambino, suo figlio, l'abbiano ucciso subito. Non sa che in realtà il bambino è vivo. E quando diventa troppo scomodo, troppo ingombrante, anche difficile da gestire, viene prima strangolato e poi sciolto nell'acido. Un particolare macabro, se vogliamo. Un mafioso, parlando con un altro mafioso, dice di andare a comprare dell'acido, per l'uso che sappiamo, ma di comprarne una sola tanica. Il corpo di un bambino è piccolo, è esile. Dunque una tanica basta. Immaginate l'efferatezza, la crudeltà di questi uomini, che forse uomini non lo erano più. Ecco, noi come dicevo Olivia siamo stati in questi luoghi. Sono luoghi che, se Olivia se mangia, Scusa, ecco, la foto dello stacco, sono luoghi che sono mutati. Ecco, vedete quella casa è in realtà ciò che era prima che diventasse quel memoriale grigio e cupo che abbiamo visto. Ma non è nel nulla. E in mezzo a campagne fertili, a vigneti, vi sono bagli, vi sono case per il ricovero degli attrezzi, vi sono anche luoghi di aggregazione. Perciò non è un luogo abbandonato, in molti hanno visto. Per
attrezzare la prigione è stato costruito un montacarichi. L'ingegnere del comune del paese partecipò al progetto. Operai costruirono questo montacarichi. Queste persone si recavano sul posto con auto di grossa cilindrata. Non era normale in un vigneto vedere queste persone, ma nessuno ebbe la forza, il coraggio di denunciare. Ed è così che trovò la tragica morte un bambino. Ritorniamo per concludere a Corleone. Corleone abbiamo visto che è stato un po' l'inizio di tutto e anche un po' la fine di tutto, perché a Corleone, a 65 anni dalla morte, nel 2013 finalmente arrivano le spoglie di Placido Rizzotto, perché Placido Rizzotto venne ucciso e gettato in una profondissima buca, no? Ma 65 anni dopo, con gli esami del caso, le sue spoglie vengono riconosciute come quelle davvero di Placido Rizzotto. Dunque, un morto presunto diventa un morto effettivo. Ma ciò accade nel 2013. A distanza di 4 anni, a novembre del 2017, dunque pochi giorni addietro, a Corleone arrivano anche le spoglie mortali di Totorina. E oggi questi due morti è come se idealmente si fronteggiassero, l'uno in una tomba davvero quasi ridondante, un angelo benedicente a grandezza naturale, e culmina la tomba di Totorina. La tomba invece di Placido Rizzotto è una tomba semplice, molto dignitosa, e le due tombe sono a distanza di 30 metri l'una dell'altra, e dunque è come se mafia e antimafia, siccome se i mafiosi, coloro che ai mafiosi si oppongono, idealmente siano l'uno opposto all'altro. Perché mi piace ripetere questa frase: se una vulgata errata dice che tutti i siciliani sono mafiosi, allora bisognerebbe, cambiando i termini, dire che tutti gli antimafiosi sono siciliani, perché il tributo di sangue maggiore nella lotta alla mafia sono stati i siciliani a pagarlo, sia in termini di sangue versato, sia in termini di libertà e giustizia e diritti negati. E questa è stata un po' la nostra esperienza. Grazie. Vissuto insieme, credo che le parole che hanno speso Monica e Luigi abbiano dato un senso da una parte anche alle emozioni che abbiamo vissuto e anche alle informazioni, alla profondità delle testimonianze che ci sono state presentate, alla realtà che abbiamo incontrato. Corleone effettivamente è stato un luogo particolare perché c'è un immaginario, no, su questo, che lega la mafia a questo luogo e non è soltanto un immaginario fantasioso, ce l'ha descritto bene Luigi con questa visione, no, di queste due tombe nello stesso cimitero, dopo 100 passi, forse ce ne sono I 30 30, metri. i 30. I 30 passi che separano queste due sepolture, con significati così diversi sotto ogni profilo. Potete vedere qua. Mi sono rammaricata in qualche occasione di non aver fatto delle foto che ritenevo importanti, poi invece ne ho fatta una che ha molto infastidito il nostro coordinatore del campo, che è quella di questo bar. Siamo stati a Corleone, siamo usciti dal CIDMA, che è questo centro di documentazione, e nell'aggirarci nella piazza del paese abbiamo visto questo bar dove viene promosso l'Amaro il Padrino. Ed era il motivo per cui Francesco Citarda, il nostro referente, ci pregava di
non dedicare troppe attenzioni a questo locale. Diceva, non bisogna dare visibilità a chi usa la mafia per fare così una sorta di richiamare a questo immaginario un po' americano, se vogliamo, la mafia del padrino, questa specie di fantasia che magari qualcuno usa. E io ho disobbedito, so di aver creato un grandissimo fastidio, non so se posso dire dolore, sicuramente un grandissimo dispiacere, ma pensavo e credo di aver fatto bene a farlo perché pensavo che avrei fatto un buon uso di questa immagine, cioè riflettere, portare l'attenzione, la riflessione proprio sulla mafia come marchio, perché lì lo fanno nel luogo in cui, come dire, c'è stata una mafia di un certo tipo, è nata, se vogliamo, un certo tipo di mafia, c'è ancora magari. Anche se il tentativo di andare oltre, di parlarne, di superare, di promuovere anche la legalità a Corleone è molto forte, il centro è molto visitato, è molto frequentato, abbiamo visto le immagini della grande documentazione, più difficile magari portarci corleonesi, ma pare che anche in questo senso ci siano dei cambiamenti in atto importanti. Ad Albissola, io sono di Savona, ad Albissola c'era, non so se ci sia ancora, ma c'era fino a poco tempo fa un manifesto che promuoveva dei servizi automobilistici per cerimonie. Il nome di questa società si chiamava The Goodfellas, cioè richiamava Goodfellas, i bravi ragazzi, no, dei film sulla mafia americana. Allora abbiamo preso, ora se è sbagliato farlo a Corleone, forse ancora più brutto farlo laddove della mafia non hai anche donanni. Adesso poi si sa che in Liguria le mafie invece sono presenti, però giocarci così forse è proprio sbagliato ed è ancora forse più triste se lo fai senza renderti conto di tutta una serie di cose. Quindi io spero che Francesco mi possa perdonare per aver fatto questa foto, averla diffusa in giro, ma anche perché ci sono modi diversi di trattare la cosa. Allora, quando è stato scritto, pubblicato e venduto il libro di Salvorina, Coppa aveva scelto di non metterla all'interno dei propri scaffali, cioè sono anche queste delle scelte di campo, vedo altri prodotti che arrivano dalla terra siciliana, quelli che sono coltivati correttamente, magari proprio sui beni confiscati. Allora, è per questo che vengono fatti investimenti, fatti sforzi, dato sostegno a strutture come la cantina 100 Passi, dove le cooperative, per esempio quelle cui noi apparteniamo, hanno appunto dato contributi importanti per migliorare l'assetto delle cantine e dell'invecchiamento dei vini, eccetera, insomma, per avere dei prodotti di alta qualità, che sono ora uno degli aspetti che le cooperative vogliono promuovere, cioè se all'inizio si compravano alcuni prodotti per dare un sostegno ideale, concreto, ma riconoscendo il valore etico ideale alto di queste attività, ora lo si deve fare anche perché sono prodotti buoni, quindi che hanno una loro dignità intrinseca. Voglio porre l'accento ora su un'ultima piccola cosa che è questa, piccola nel senso che ne parlerò brevemente, ma il progetto è importante. È la campagna Buoni Giuste Coop che è stata lanciata nel 2016, un progetto di Coop a livello nazionale, ma che si inserisce e rafforza proprio questo filone di legalità che si vuole promuovere, cioè quella contro il lavoro nero e contro le contraffazioni. Perché è questo che fanno le mafie, cioè vendono prodotti fasulli, vendono prodotti che vengono coltivati malamente, senza garanzie, né per i prodotti e quindi né per i lavoratori e quindi anche per i consumatori. Noi vogliamo acquistare prodotti come si deve, che abbiano il diritto di stare nei nostri scaffali e anche arrivare sulle nostre tavole. Quindi dal 2016 tutti i nostri fornitori di ortofrutta, che sono 832, tutte le aziende agricole ad essi collegati, vengono
messi sotto la lente di ingrandimento, sotto un attenzionato, come si dice, proprio perché qualunque tipo di elemento di non correttezza possa essere corretto e coloro che non correggono eventualmente eliminati dall'elenco dei nostri fornitori. Quindi questa è un'attenzione che la cooperativa, che si scopre, ma le cooperative adesso collegate vogliono fare per poter far stare tranquilli i consumatori e non solo i consumatori, insomma un beneficio di cui hanno un po' tutta la cittadinanza. Concludo con questa immagine e poi chiedo a Beppe Famà di spendere due parole su un aspetto importante. Il 21 marzo, abbiamo detto, è la giornata della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie, vittime innocenti naturalmente, perché di vittime in quel senso ne hanno fatte anche molte di più. Ma quest'anno il tema è terra, socchi di verità e giustizia, quindi quanto di più vicino c'è anche all'esperienza che noi abbiamo fatto. L'immagine che vedete qui è l'immagine scattata a Genova nel 2012, quando questa manifestazione ha avuto come centro nazionale la civica capoluogo ligure. Quest'anno invece si terrà a Foggia. E quindi, siccome è anche molto lontano raggiungere da qui, ci sono tanti luoghi in cui è importante celebrare questa giornata, da qualche tempo Libera ha scelto di individuare anche delle sedi regionali ufficiali. Per la Liguria sarà Sarzana, ma anche qui in questa zona ci sarà una giornata, e chiederei appunto a Peppe Famà di parlarne. Prima di questo però voglio dire una cosa: così come per noi il campo è stato un tuffo in alcuni momenti di profondissimo dolore, è stato anche un momento di profondissima gioia per tante altre belle testimonianze, per l'esperienza che abbiamo vissuto stanti insieme noi come gruppo e con i nostri, diciamo, formatori, coloro che ci hanno accompagnato. E questa stessa cerimonia, per quanto si legano circa 900 nomi di morti uccisi male, abbiamo sentito, chi è andata meglio ha preso soltanto una pallottola, ma voglio dire, non è che siano delle gran belle fine per nessuno. È una manifestazione gioiosa, perché la memoria non è una memoria che ti trascina a fondo, ma è una memoria da cui si parte per andare avanti con l'impegno. E quindi questa è una testimonianza veramente importante, quindi vi invitiamo a partecipare, perché questo 21 marzo, che qui in provincia di Imperia si tiene a Camporosso, è una testimonianza proprio di forza che si dà anche alle vittime innocenti delle mafie, ma che si dà anche alle mafie per far vedere che la società civile c'è ed è sensibile e non ha intenzione di fermarsi e di addormentarsi. Ora chiederei a Peppe Famà, che è consigliere di amministrazione di Coop Liguria, ma fa parte anche di tante altre cose e di altre associazioni, se ci dà qualche ultimo importante aggiornamento su quello che è successo in questi giorni qui a Liguria. Ultimo in breve, perché l'orario non consente di dilungarsi molto. Volevo sottolineare l'importanza dell'iniziativa di Camporosso ancora, che si inserisce in un contesto più ampio. Olivia parlava dell'iniziativa della manifestazione del 2012 di Genova, poi successivamente però, proprio per la caratteristica particolare che ha rispetto alla presenza mafiosa, e qui si chiama soprattutto il 'Ndrangheta, nella nostra zona, nella nostra provincia, e in Liguria anche, sono state fatte altre manifestazioni, anche se poi il 21 di marzo la manifestazione nazionale si tiene in altri posti, o anche quella regionale, come anche quest'anno si terrà a Sarzana, per esempio, però nella provincia è stata fatta una manifestazione in Imperia 2 anni fa, l'anno scorso è stata fatta a Ventimiglia, e la Coop ha partecipato con dei pullman anche, perché è molto attiva su questi temi e su questi valori, quindi non solo i temi di fondo, l'ambiente, la solidarietà, l'educazione al consumo, eccetera, i valori fondanti, diciamo, di Coop, ma anche questo aspetto molto importante che è legato a evitare lo sfruttamento anche nelle coltivazioni, come veniva detto da Buoni e Giusti, il progetto Buoni e Giusti, e rafforza ancora di più, diciamo, questi valori di fondo. Bene,
a Ventimiglia sarà fatta questa iniziativa e non solo, ma si sta allargando sempre di più la presenza di tantissimi cittadini che si rendono conto, sono perfettamente consapevoli, c'è questa consapevolezza di fondo della presenza della 'ndrangheta nella nostra zona e c'è un impegno a intervenire non solo con la conoscenza dei fatti, ma anche con atteggiamenti anche concreti. L'iniziativa di Camporosso, ma anche iniziative organizzate da Libera, con supporto di COP, anche con gli studenti in particolare. In questi giorni in particolare sono state fatte iniziative in Vega, a Sanremo e anche a Ventimiglia con gli studenti. Non solo, contestualmente anche iniziative aperte a tutta la cittadinanza, in Vega, Sanremo e Ventimiglia. L'iniziativa di Ventimiglia in particolare è stata l'occasione per inaugurare un nuovo presidio di Libera. Ce ne sono nella nostra provincia, ci sono già due presidi di Libera in Imperia, ce n'è uno a Ventimiglia che è stato inaugurato proprio lunedì scorso in occasione appunto di questi incontri che ci sono stati con la cittadinanza. Si chiama ISO, esatto, ed è un ragazzo albanese, il nome, che in Puglia si è ribellato al padrone che lo pagava pochissimo e lo sfruttava in maniera proprio vergognosa, come spesso succede e sovente continua a esserci anche in questo periodo nella raccolta dei pomodori o altre frutte, soprattutto nel sud Italia. Bene, la presenza di Rocco Mangiardi, che è un testimone di giustizia in questa circostanza, e anche dei genitori di Domenico Gabriele, che è un bambino di 9 anni che è stato ucciso, è stato molto importante, commovente in un certo senso, e comunque ci ha ulteriormente fatto approfondire quelli che sono poi l'atteggiamento anche di rigetto di un atteggiamento in qualche modo comprime quelle che sono la nostra dignità, il nostro modo di essere cittadini, il nostro modo di essere liberi nella società. Quindi partecipiamo il 21 di marzo a Camporosso e COP sarà presente naturalmente con dei pullman e organizzerà anche la partecipazione. Grazie a tutti, grazie soprattutto, vi permetto di dirlo a voi perché avete fatto una cosa magnifica, non solo per la vostra esperienza personale, ma anche quello che ci avete trasmesso. È una cosa eccezionale e straordinaria, io credo che converranno tutti i presenti. Grazie. Grazie a tutti per essere stati con noi, credo che la sezione SOGI abbia preparato un po' di rinfresco, quindi possiamo...